Beppe, la piazza è tua. Sì, io... Adesso ti lasciamo da solo e... Ma io, sì, io visto che... Visto Beppe che, Fiorello! Visto che... No, 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 diciamo... Allora, io, visto che ho ricevuto un premio che... Ecco, ho sentito queste luci che si abbassavano, se le vuoi abbassare un po' di più, meglio, bravo, così. Che bella piazza. Sono molto felice e onorato di essere qua. Questa festa, questa è una festa popolare nel vero senso della parola. Questa è una vera festa popolare, cioè la festa della gente, bellissima. Io non ci sono mai stato, però ho sentito parlare molto di questa festa. Tutti mi hanno detto, quando arriverai c'è un mare di gente che ti aspetta, voglia di parlare, anche di forse di cantare. Siccome questo premio, a questo premio gli hanno dato un titolo, appunto, Premio Amara Terra Mia, mi sembra il caso di ricordarle quelle belle parole che scrisse, ma proprio così, un accenno. Che meraviglia! Ma io Modugno l'ho scoperto in un modo veramente particolare. Quando ero piccolo, da me si dice un picciriddo, un nico nico, così. Vicino a casa mia ci abitava un tipo strano. Si diceva che di notte questo si trasformava in lupo mannaro. Io mi ricordo che la mattina, prima di andare a scuola, passavo dalla bottega di Cettina a farmi fare un bel panino con la mortadella, il mio preferito. Il tempo che trascorrevo al banco ad aspettare il panino però non mi passava mai, perché spesso accanto a me c'era lui, quel tipo strano che si diceva che di notte si trasformava in lupo mannaro, un lupinaro. Sì, io e i miei amici lo chiamavamo così, lo sfottevamo sempre così. Oh, Lopinaro, c'è Picciotte, c'è Lopinaro, da lei, oh, Lopinaro, Lopinaro. Lui ci guardava come per volerci azzannare. Poi se ne tornava zitto, zitto, muto, muto da dove era venuto. Non si sapeva nemmeno che cosa facesse nella vita, se aveva un lavoro, degli amici, niente. Era così, corto, una panza tanta, le braccia velose, i capelli tutti pisciati. Io mi ricordo questo, che la mattina forriava, girava per tutto il paese con una vespa vecchia di un colore blu, tutto scolorito dal sole, e non l'ho mai sentito parlare una volta in vita mia, mai. Una mattina, come al solito, io sono alla bottega di Cettina ad aspettare il mio panino. A un certo punto mi sento afferrare il braccio, ma forte, così. Mi giro. Era lui, un lupinaro.
me lo fai un favore, Vincirino, mi dice, che siccome mi fanno male le braccia e le gambe, mi aiuti a portare queste borse pesanti dalla spesa fino a casa. Minchia! Era la prima volta che lo sentivo parlare. Ma allora è vero, a un certo punto arriviamo vicino a casa sua, apre la porta, tre mandate, entra prima lui, io ero piccolino, timido, io vengo come risucchiato dalla paura, chiude la porta, boom, e i miei occhi in un attimo non vedono più niente, buio pesto, ma in un attimo si attiva l'udito e sento prima come uno scoppio, pum, e poi la voce disperata dell'opinaro che cerca di dire qualcosa, ma io non capisco niente, allora... A un certo punto questo per ringraziarmi cerca per tutta casa qualcosa, non so che cosa, sposta libri, sposta mobili, poi a un certo punto afferra un oggetto da sopra il tavolo, lo punta verso di me e mi dice «Tu piccinino, grazie per il favore che mi hai fatto, ora te ne puoi andare, vai, va, 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 tenne, va, va, e vai a dire a tutte quelle male lingue del paese che io non faccio male a nessuno perché io non sogno né lupo e né desca, va, 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 cammina, mi chiedo sto cosa, va, tenne a casa, va». Io prendo questo oggetto, lo metto dentro la cartella e volo via lontano da quell'incubo. Arrivato a scuola, apro la cartella, prendo quell'oggetto. «Tu, la maestra, vieni qua, tu, ma è possibile che tu fai sempre scena muta?» mi dice la maestra. Poi torno a casa, arrivo a casa, apro la cartella e prendo finalmente il regalo dell'opinaro, un disco. Cerco di leggere che cosa c'è scritto, ma è talmente consumato e vecchio che non si legge più niente. Allora approfitto che a casa i miei fratelli non ci sono, il giradischio lo potevo usare pure io. Prendo quel 45 giri, lo metto sul piatto. E per la prima volta ascolto quella musica stupenda, quella voce che mi incanta e mi rapisce per sempre. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Basta, fermi. Lo so che volete cantare questa, basta. Così ho conosciuto Domenico Modugno, così come quando mio padre, d'estate, con una Opel a tre marce colore beige, ci portava al mare cantando «La lontananza, sai, è come il vento che fa dimenticare chi non sa mai». E fumava. «È già passato un anno ed è un incendio che mi brucia l'anima. Io che credevo d'essere il più forte mi sono illuso di dimenticare e invece sono qui a ricordare te». La 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 Stavamo tutti stipati dentro una Opel a tre marce di colore beige, velocità massima 60 all'ora. Mio padre poi fumava dalla mattina alla sera e cantava sempre in continuazione la 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 lontananza, sai, è come il vento che fa dimenticare chi non sa mai. È già passato un anno ed è un incendio che mi brucia l'anima. Io che credevo d'essere il più forte mi sono illuso di dimenticare e invece sono qui a ricordare te. La 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 la. Così, tutta la mia vita così ho fatto. Vai, continuo, continuo. Io ho fatto tutta la mia vita così, con Domenico Modugno che mi accompagnava sempre al mare d'estate, a casa, sì. Così come Domenico Modugno, in realtà, qualcuno gli disse, Modugno, queste tue canzoni mi piacciono da morire.
sono bellissime. Poi queste canzoni cantate in questo dialetto, in questo dialetto così vero, forte, possente, arcaico, vivo, bravo Modugno, ma questo dialetto così, ma sei straordinario Modugno, questo siciliano, questo dialetto siciliano così bello, vero, forte, arcaico. Veramente questa è pugliese, gli disse Modugno. Ah, senti Modugno, vieni qua, gli disse questo produttore discografico, non lo dirà nessuno che sei pugliese, zitto, non lo dirà nessuno, e fai il siciliano che piace di più. E poi l'idea del siciliano piace molto ai francesi, Modugno, così io ti porto in Francia, la Francia, Mimmo, Parigi, la Torre Eiffel, il teatro, Gilbert Bécaud. Madame et Monsieur, pour vous, de l'Italie, Domenico Modugno. Cavallo, cavallo cieco della miniera, catiri tiri cento carrelli, chini cravuni e ginocchioni, tu te ne va. Vai, 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 mina duri, alla mattina lì c'è, con mice bombe in spalla, vai miniera. Elimini, limicci, li bombi e grida, aio, oh, attenzione agli bombi. Si spacca la montagna. No, di fare un tuffo giù. No, allora, no, scusa, no, perché questa canzone, in realtà, la drammaturgia originale di questa canzone è vuole diversa. Che di fare un tuffo giù, scritta così questa canzone da Domenico Modugno, certo. Permettetemi, e Riccardo Pazzaglia, con il quale Modugno ha scritto canzoni bellissime, stupende, certo. E indimenticabili, e questa canzone nel 1968 fu scartata a Sanremo perché non ritenuta adatta al festival, ma. Non Bravo. Capivano niente, giusto signora? D'un tratto qualcuno alle mie spalle, forse un angelo vestito da passante, mi porto via dicendomi così. Meraviglioso, ma come non ti accorgi di quanto il mondo sia meraviglioso, meraviglioso, perfino il tuo dolore potrà apparire poi meraviglioso, ma guarda intorno a te che doni ti hanno fatto, ti hanno inventato il mare. Tu dici non ho niente, ti sembra niente il sole, la vita, l'amore. Meraviglioso il bene di una donna che ama solo te. Meraviglioso la luce di un mattino, l'abbraccio del mio amico Michele Placido, il viso
di un bambino meraviglioso, meraviglioso. La notte era finita e ti sentivo ancora sapore della vita. Meraviglioso, sì, meraviglioso, 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 meravigliosi. Grazie. 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 Senti, io vado via, senti, perché ci sono artisti e no, incredibili. No, no, aspetta, aspetta. Allora, Eugenio, mi perdonerai, se, perché non si può, no, non posso andare via se non con... quale canterei tutti? Cioè vecchio frac, ma vogliamo pensare anche a un Domenico Modugno che ha scritto con Pasolini una canzone meravigliosa come Cosa sono le nuvole, ma vogliamo parlare di Dio come ti amo, vogliamo parlare di tanto altro, però ce n'è una ovviamente che molti aspettano e che chiude perfettamente questa serata, che mi ha addolcito, mi ha onorato di essere stato qua, e tornerò. Se non mi mettono in albergo a Gallipoli, tornerò. Hanno messo in albergo a Gallipoli, fa Gallipoli qua vicino, non ti preoccupare, minchia, 40-50 minuti c'è una fila a Gallipoli. Sono andato a Gallipoli, per uscire da Gallipoli ci ho messo un'ora e un quarto, solo per uscire da Gallipoli. Però devo ringraziare i ragazzi dell'organizzazione che mi hanno voluto qui, li ringrazio per tutto l'impegno che ci hanno messo, per tutto quello che stanno facendo, per questa notte di musica bellissima. Allora permettimi, chiudo salutando questo meraviglioso pubblico con un classico dei classici. Vai. Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volavo, volavo, felice, più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano sparì lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me. Stare qua giù con voi. Ciao. Ancora Orlando, grazie a te, grandissimo applauso. Però Beppe, vieni qui, non andare via. Grazie, vieni. Grazie a tutti. Sai, raccogli ancora l'applauso di Torre Paduli. Ragazzi, vieni qua. E... Daniele Bonavini e Fabrizio Palma. Grandissimi musicisti. Grazie di essere stato il nostro super ospite quest'anno, Beppe. Non andare via perché abbiamo un omaggio per te. Il presidente della Fondazione Notte di San Rocco di Torre Paduli vuole omaggiarti dell'olio del Salento. Ecco.
L'olio del sapone, ma tutte queste? Di chi sono queste? Tutte me le dai? No, quale artista? Dammi qua, non ti preoccupare, me le porto tutte io queste. Non ce ne frega, gli dico Bennato, gli dico che gliela tengo io. Dico, no, scherzo. Cioè, ragazzi, l'olio del Salento è una cosa, è un pre... La mia qual è? Allora, Beppe... Ah, queste due, benissimo, grazie. L'olio del Salento che è l'oro del Salento, l'oro offerto del Salento dall'azienda Primolio. Anche perché questa è una serata dedicata a... Alla difesa degli alberi di ulivo, degli ulivi del Salento. Che è una cosa, quella cosa che è successa è devastante. Proteggeteli perché sono un capolavoro della natura, dell'umanità. Grazie. Dobbiamo lottare. Grazie. E tu sei stato qui stasera con noi, so che hai portato questa forte testimonianza, il pubblico ha risposto calorosamente e ti abbiamo omaggiato con la cosa più preziosa del Salento, il nostro oro, il nostro olio. E non solo. Beppe, grazie. Grazie per questa emozione unica, per questo ricordo di Domenico Modugno, ci hai fatto sognare. Grazie. Grazie. Ciao. Grazie. Beppe Fiorello.